Noemi è convinta di essere la responsabile dell'arrivo del Covid in Italia. Luca ha una sola certezza, detesta sua sorella Noemi. Noemi è molto triste perché sua mamma fa l'infermiera ed è costretta a un periodo di quarantena e quindi deve solo vederla tramite il cellulare. Luca è triste anche lui perché adesso che è in adolescenza il rapporto con suo papà è molto differente da come si sarebbe aspettato. Noemi è molto sorpresa e stenta a credere che suo fratello possa diventare il suo più prezioso alleato. Luca impara che sua sorella Noemi può essere una compagna di squadra affidabile e disponibile. Tutti per uno, uno per tutti. Nella vita è meglio far squadra. Noemi nella tempesta è un romanzo da leggere insieme per provare a ripensare a questo tempo complicato. Non è un romanzo sul Covid, ma è un romanzo di una vicenda familiare che si sviluppa nel tempo del lockdown. Che cosa è successo ai bambini e ai preadolescenti in un tempo così faticoso? Noemi e Luca lo raccontano a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, e mostrano cosa significa passare dalla paura al coraggio, dalla solitudine all'apertura, alla riapertura agli altri, e soprattutto cosa significa cercare la luce in fondo al tunnel. Il regalo più bello che Noemi nella tempesta ha fatto a noi scrittori è stato quello di ricevere il feedback di molti bambini e di molti genitori che hanno letto questo libro insieme e anche di molti insegnanti. Noemi nella tempesta non è solo la storia di due fratelli, è la storia di tutti noi che abbiamo attraversato un tempo di buio cercando di nuovo la luce.